fa un caldo esagerato, lo fa da diverse settimane, senza tregua, se non piccolissime pause dopo i temporali. Quella del 2024 rischia di essere un'estate da record, non tanto per le temperature massime che non risultano essere straordinarie per il periodo, quanto per le minime e per il mare bollente. Le temperature del mare in questo momento sono decisamente al di sopra della norma di questo periodo, sono temperature insomma veramente insolite e forse anche mai viste da molto, con mare appunto attorno ai 30 gradi. Non solo queste temperature calde del mare hanno portato anche a un'estate da luglio in poi con delle minime sulla pianura particolarmente alte. Il numero di notti tropicali durante l'estate, ovvero il numero di notti in cui la temperatura minima in pianura è stata superiore ai 20 gradi. In quel caso possiamo vedere che quest'anno è stato decisamente eccezionale, cioè dall'inizio, diciamo, attorno al 1995 ad oggi, quest'estate è l'estate con le temperature, con il numero di giorni con temperature minime più alte, diciamo, in pianura. Ma tutto questo pare avere le ore contate. Da sabato sera arriva una perturbazione che potrebbe abbassare le temperature di circa 10 gradi. Tra domenica e lunedì, e soprattutto lunedì, potremmo avere delle massime attorno ai 25-28 gradi circa. Appunto, come detto, domenica l'ingresso di questo fronte porterà con sé aria più fresca in quota e poi la depressione, portandosi sul sud Italia, richiamerà anche bora moderata che soffrirà su un po' specie sulla costa, sul Carso e sulla pianura nella giornata di lunedì fino alla mattina di martedì. Attenzione quindi, dopo un periodo con temperature così alte, in particolare anche del mare, a questa appunto domenica che entrerà, quando appunto questo fronte, questo ingresso di aria fredda porterà a dei temporali che saranno probabilmente sparsi e interesseranno un po' tutte le zone della regione, dalla notte tra sabato e domenica e poi durante tutta la giornata probabilmente di domenica.